La Turchia ha evacuato i suoi cittadini dal Libano in seguito alla crescente escalation tra Israele ed Hezbollah. Migliaia di persone si sono messe in fila per salire a bordo della nave della Marina turca per il viaggio di 10 ore verso Mersin, nel sud della Turchia. Artık Beyrut takılmak istemiyorum dedim. Hope this war will end soon because we left our family there. I left my husband there. So hope to come back soon. Israele ha attaccato tre basi della missione UNIFIL in Libano, di cui due italiane e una il quartier generale della missione. Due militari indonesiani sono rimasti feriti. L'IDF ha inoltre attaccato la protezione civile libanese, causando 5 morti tra i suoi membri. Intanto il ministro della difesa israeliano, Yoav Gallant, ha garantito che la rappresaglia di Israele per l'attacco missilistico iraniano della settimana scorsa sarà letale. Mentre espande le sue operazioni in Libano, Israele continua a bombardare Gaza. Giovedì gli attacchi israeliani hanno ucciso 5 persone a Khan Yunis e almeno altre 20 sono morte dopo il bombardamento di una scuola a Deir al-Balah, dove ci sarebbero oltre 50 feriti. Il Ministero della Salute palestinese ha annunciato che il bilancio delle vittime nella striscia ha superato i 42.000 morti.